Luisa, tu sei impegnata, posso dire, da sempre a tutela dei diritti delle donne. Ecco, quali sono i punti centrali di questo impegno? Beh, i punti centrali di questo impegno sono tanti perché i diritti delle donne appunto non sono così pochi, quelli soprattutto che vanno ancora conquistati, soprattutto poi in un paese come l'Italia. Per quanto riguarda il network che abbiamo messo su appunto ormai da qualche mese, Donne per Diritti Network, il focus principale che viene affrontato, che poi insomma, fa parte del mio lavoro già da tanti anni, è principalmente quello della violenza e della violazione dei diritti nei confronti delle donne e anche nei confronti dei bambini e delle bambine. Questo è il focus più grosso. Però, insomma, abbiamo anche altri diritti in generale e il discorso insomma dell'equità e il discorso sia a livello sociale che politico, sia in Italia che all'estero. Quindi, vabbè, insomma, un po' quello di cui mi sono sempre occupata, perché io mi occupo appunto come esperta di violenza maschile sulle donne e anche appunto di abusi nei confronti dei minori, però insomma, la cosa poi l'abbiamo un po' ampliata, ecco, i temi comunque sono quelli della violazione dei diritti umani per le donne e per i bambini. Questi un po' sono i nostri temi. Senti Luisa, tu recentemente hai scritto sul tuo profilo Facebook, partendo dal caso di Saman, ma insomma per arrivare anche al vissuto di Loredana Bertè, ecco che il femminicidio, leggo testualmente, la violenza maschile sulle donne hanno la stessa radice in tutto il mondo, in tutte le società, etnie, religioni, classi sociali e si chiama patriarcato, in quanto si fonda su uno squilibrio strutturale tra uomini e donne basato sulla discriminazione sistematica di un genere sull'altro. Insomma, il filo rosso che segna la violenza è lo stesso dappertutto. Sì, è lo stesso dappertutto, nel senso che va bene fare anche delle distinzioni culturali, però il fenomeno della violenza maschile sulle donne è un fenomeno endemico, quindi noi lo troviamo sia nei paesi più avanzati da un punto di vista di equità tra i generi, parlo per esempio dell'Europa del Nord. Per esempio, non so, appunto, nei paesi scandinavi dove abbiamo dei governi anche a maggioranza femminile, però per esempio la violenza domestica è una forma di violenza ancora molto praticata. Nello stesso tempo anche paesi che invece da questo punto di vista sono più indietro, dove le donne non hanno neanche, insomma, un'autonomia. O dove, non so, per esempio a livello legislativo, in caso di separazione la donna tiene i figli fino a 7 o 9 anni, secondo se maschio e femmina, e poi li consegna al padre. Diciamo, da questo punto di vista, possiamo dire che il fenomeno della violenza, maschile sulle donne, non ha delle radici sociali, religiose. O anche di classe, perché noi abbiamo un andamento a forbice per cui le donne più colpite sono o quelle, diciamo, meno abbienti oppure le donne estremamente abbienti. Quindi abbiamo dei dati un po' diversi rispetto a quello che invece sono gli stereotipi, no? Qui in Italia poi purtroppo c'è questo fenomeno così orribile che si chiama razzismo. Quindi, quando un offender magari è un immigrato, allora abbiamo appunto grossi titoli di giornale, abbiamo un certo tipo di reazione, mentre invece, quando è un italiano bianco di media età, la reazione, diciamo, è diversa.
C'è stato, insomma, qualche anno fa, proprio nello stesso periodo, uno stupro da parte di un immigrato e lo stupro di due carabinieri nei confronti di due ragazze americane a Firenze. Il trattamento, per esempio, mediatico è stato completamente diverso. Cioè, da una parte non c'erano dubbi che ci fosse stato questo stupro, dall'altra invece c'è stata tutta una campagna sulle ragazze che erano delle bugiarde e che si erano inventate questo stupro per intascare un'assicurazione che era una fake news non verificata, tra l'altro, dai colleghi giornalisti, che appunto poi si è, diciamo, visto che era una cosa non vera, e c'è stata, insomma, una grossa gogna mediatica per queste ragazze, e quando poi c'è stata la condanna, soltanto dei pochi trafiletti. La violenza Ecco. sulle donne è il 15% per quanto riguarda gli immigrati, il 90% è all'interno della famiglia, purtroppo. Quindi, come vedi, i dati non corrispondono a quelli che sono gli stereotipi. E purtroppo questi dati non vengono poi diffusi dai mass media con tanta frequenza, perché il fatto che la maggior parte delle violenze avvenga dentro la famiglia, in uno stato come il nostro, dove comunque la Chiesa fa la sua parte, è piuttosto scomodo da raccontare. E mi fermo qui su questo punto. Senti, tu proprio, in questi giorni hai tenuto all'Ordine dei giornalisti del Lazio un corso, insomma, sulla violenza di genere per i giornalisti, e hai parlato, io peraltro l'ho seguito, ti faccio i miei complimenti. Ecco, hai Grazie. parlato della narrazione tossica nei giornali e hai parlato anche dei casi di stupro. Insomma, c'è un problema anche di linguaggio nel racconto. Ecco, quali sono le modalità, ma anche le parole giuste da usare? Sì, io faccio parte della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Noi ci occupiamo proprio della formazione di genere dei colleghi e delle colleghe. Una cosa estremamente importante perché adottare una narrazione corretta fuori da questi stereotipi di cui parlavo prima, che poi appunto sono estremamente pesanti, riguardano le donne, le sopravvissute, all'interno di pregiudizi estremamente dannosi e pericolosi, diciamo, questa formazione in un linguaggio corretto dei media è anche una forma di prevenzione, quindi è già da un po' che l'Ordine dei giornalisti del Lazio ha costituito questa commissione pari opportunità e facciamo anche tanti corsi su questo. Le parole giuste da usare non sono appunto solo parole, ma sono proprio appunto concetti. Prima di tutto cercare di avere una posizione oggettiva rispetto a quello che è successo e quindi non ricalcare i stereotipi che, essendo una cultura appunto maschiocentrica, arrivano proprio dalla nostra educazione, quindi è molto difficile da vedere. Però con una buona formazione ce la possiamo fare, anche perché narrare correttamente la violenza non significa solo appunto prevenire, ma significa anche evitare la vittimizzazione secondaria, cioè il fatto di creare una nuova sofferenza a chi è sopravvissuta a quella violenza o addirittura ai familiari che invece hanno una donna che è morta per questo, quindi anche nei casi di femminicidio. Gli stereotipi che vengono ricalcati di solito appunto danno la responsabilità alla donna di quello che gli è successo. Sono stereotipi che noi troviamo anche all'interno delle aule di tribunale, infatti queste cose poi sono estremamente collegate, insomma, bisognerebbe fare un discorso più ampio, però quello che conta è prima di tutto appunto guardarsi un attimo i dati, perché sono i dati che ci danno il quadro del fenomeno. E poi ridimensionare questa visione e cercando di intervistare una sopravvissuta in un certo modo, cioè come per esempio un'operatrice intervista una donna che va a chiedere aiuto, intervistare l'offender in un altro modo, cioè come un operatore del CAM, centro d'ascolto maltrattanti, e quindi diciamo non entrare in empatia con l'offender, non estremizzare, cioè non parlare di gelosia, perché la gelosia non è un capo di imputazione, ma appunto di un controllo di violenza,
di una possessione, cioè del concepire la donna e i figli come una proprietà, e quindi se tu cerchi di sottrarti al mio controllo, io ti posso uccidere e posso uccidere anche i figli. Cioè, tutta una serie di strumenti che noi dobbiamo adottare quando andiamo a raccontare il fatto, anche non essere, per esempio, morbosi. Poco tempo fa, la GCOM ha condannato Giletti e Nonella Arena per il trattamento che hanno avuto rispetto al caso Genovese, cioè appunto l'imprenditore che ha stuprato e seviziato una ragazza di 18 anni in casa sua durante un festino, e poi insomma altri capi di imputazione, è stato condannato perché il trattamento è stato morboso, cioè non ha avuto la continenza, e quindi in quel caso specifico addirittura ha rivittimizzato le ragazze che poi avevano anche denunciato anche dopo, dando la parola agli amici di Genovese che senza nessun filtro hanno detto che erano escort, che hanno chiamato una violenza perché c'è un video, quindi diciamo, c'è poco da dubitare lì, comunque come prestazione, hanno cercato di screditare le ragazze in modo tale da difendere l'amico. Insomma, questo non è tollerabile. Sì, evitando anche naturalmente, questo per quanto riguarda noi giornalisti, il sexy racconto, insomma, entrando in particolari pruriginosi che nulla hanno a che vedere con la violenza che è stata subita dalla ragazza, insomma, che purtroppo è un'abitudine, abbiamo visto, spesso utilizzata per fare audience, insomma, questo non dovrebbe accadere. Senti, sempre a proposito delle parole giuste o degli atteggiamenti giusti, come dici tu, secondo te il femminismo ha trasformato in qualche modo il diritto, diciamo, a tutela delle donne? Insomma, c'è ancora tanto da cambiare, perché appunto, come dicevi tu, l'attenzione è spesso rivolta più, diciamo, agli autori delle violenze e non alle vittime stesse, insomma, per cui vengono vittimizzate, diciamo, le donne più di quanto non si parli della violenza in quanto tale. Sì, rispetto alla trasformazione del diritto da parte del movimento femminista, sicuramente, insomma, è stato un apporto molto importante. Questo non si dice mai, no? Cioè, in Italia, cioè, all'estero non è così. Cioè, se tu vai in Francia e dici, io ho sentito ministre dire io sono femminista a livello pubblico, insomma, in eventi in cui ero stata invitata, non c'è questo tabù del chiamarsi e dell'essere femminista, anzi, è una, diciamo così, molto importante. Invece qui il fatto di dirsi femminista, c'è cioè questo tabù che ancora diciamo molto legato anche lì a uno stereotipo, no? Quindi la donna che lavora per le donne, con le donne, eccetera, è vista come un elemento di pericolosità e quindi emarginabile. Anche c'è, cioè, uno stereotipo a livello fisico, e quindi la femminista magari non è avvenente, non è una donna soddisfatta. Questa è una cosa molto molto fastidiosa e anche, diciamo, grave nella sua cosa. Però le femministe hanno fatto tantissimo, ha cambiato il linguaggio giuridico, una banalità che non è banale, i processi per stupro, nei processi per stupro, come c'è anche il documentario bellissimo con Tina Costena Bassi, le donne erano delle imputate e la parola era solo per la difesa, mentre invece poi costituendosi parte civile, l'avvocato ha iniziato a difendere le donne dentro i tribunali, ma non gli davano neanche la parola, dovevano prendere loro il microfono per poter parlare. Ovviamente lì c'era tutto un percorso di stereotipi che non ti dico, proprio per screditare la donna che aveva denunciato e quindi scagionare l'imputato. Però grazie al movimento femminista non abbiamo avuto solo la protezione della sopravvissuta all'interno dei processi, abbiamo avuto leggi importanti, cioè la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, che è continuamente messa in discussione. Abbiamo avuto il passaggio al diritto di famiglia, nel diritto di famiglia, quindi la responsabilità genitoriale, quindi l'equiparazione
tra madre e padre. E abbiamo avuto la legge sulla violenza sessuale, ci sono voluti 20 anni, quindi nel 96 è stato cancellato il delitto d'onore nell'81. Abbiamo avuto proprio delle conquiste, ma anche a livello di linguaggio giuridico, perché comunque, per esempio, l'Italia ha adottato tutta una serie di convenzioni, tra cui la convenzione SIDO, che è proprio la convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni sulle donne, oppure la convenzione di Istanbul, che è appunto la convenzione contro per il contrasto della violenza sulle donne, sono tutte conquiste fatte grazie alle pressioni e al lavoro anche di advocacy delle femministe. Le femministe sono le donne che lavorano su queste cose, siamo noi, sono i centri antiviolenza, insomma, anche per dire i centri antiviolenza l'hanno inventate le femministe negli anni, fine anni 70, inizio anni 80 e 90. Se non ci fossero i centri antiviolenza la situazione sarebbe ancora peggio, insomma. E poi c'è anche un accumulo di professionalità arrivata nel tempo, quindi se tu vai in un centro antiviolenza di un certo tipo, di un certo livello, ritrovi anche delle modalità e delle regole che sono internazionali, cioè sono molto avanti. Infatti, la cosa strana è che quando noi ci approcciamo, per dire, all'estero, riceviamo molti complimenti, cioè siamo molto avanti. Per esempio, su tutto il discorso del linguaggio, della narrazione, eccetera, siamo molto avanti. Addirittura mi ricordo, insomma, in un altro evento, le spagnole, che invece a livello legislativo sono più avanti dell'Italia, ci dicono: ma voi siete molto avanti come pratica, come realizzazione. Però poi all'interno del nostro paese, diciamo, non c'è un ascolto così, come dire, massiccio di realtà anche a livello istituzionale, come invece c'è per esempio in altri paesi, la Spagna, ma anche i paesi del Nord Europa, dove il rapporto con l'advocacy, quindi con le organizzazioni, con le ONG che sono sul territorio e quindi sono molto preziose, è assolutamente messo a un livello più ampio, più alto rispetto all'Italia. Senti, a proposito di femministe, proprio da questi microfoni, ho intervistato recentemente una femminista degli anni 70, oggi ultra novantenne, ecco, si chiama Nunni Miolli, e lei è stata ferita dai NAR negli anni di piombo, proprio mentre trasmetteva dai microfoni di Radio Città Futura per Radio Donna. Ecco, secondo te, le giovani donne di oggi si impegnano abbastanza, ecco, quando i mezzi di comunicazione non sono più affidati prevalentemente alla piazza? Cioè. Com'è la situazione sulle giovani? Allora, la situazione sulle giovani è molto diversa perché abbiamo dei livelli molto diversi di approccio. Io mi rendo conto perché la nostra testata, il nostro giornale, Donne per Diritti Network, si rivolge principalmente proprio alle nuove generazioni. Quindi abbiamo adottato appunto una politica che lavora moltissimo sui social e soprattutto cerca di rivolgersi alle giovani proprio per non buttare così al macero tutta l'eredità del lavoro delle donne fino a questo momento. E posso dire che molte giovani si sono impegnate e sono anche estremamente interessate, ma anche molti giovani ragazzi sono interessati a questi discorsi, quindi c'è un interesse da una parte, però c'è bisogno, cioè il bisogno è quello di avere un linguaggio semplice, molto, insomma, approcciabile e diretto, quindi anche molto social, e poi soprattutto, come dire, c'è molta ignoranza, nel senso che tutti i diritti che sono stati acquisiti sono dati un po' per scontato, mentre invece quel minimo, diciamo così, di parità che abbiamo oggi in questo paese sono dovute proprio grazie a quello che dicevamo prima, quindi ai movimenti femministi, al lavoro delle professioniste, delle avvocate, insomma, delle psicologhe, di tutte, anche noi giornaliste, no? Questa ignoranza è una cosa che
può essere dannoso, perché se non hai consapevolezza di dove sei arrivato, da dove partivi, ovviamente non riesci neanche a vedere bene dove vai. Quindi, insomma, questo è una cosa che incide. L'altra cosa invece c'è tutta una parte, una serie di nuove generazioni che non sono assolutamente interessate. Dove questo gap è ancora più forte, cioè il fatto di non capire, di non sapere che le conquiste che tu hai, che, cioè, se tu vuoi intraprendere una carriera, lo devi alle donne, perché fino al 63 non si poteva neanche partecipare a concorsi, no? Per alcune carriere le donne non potevano, compresi i magistrati, tu come donna non potevi fare carriera di magistrato perché, ragionando con l'utero, non potevi giudicare. Quindi ecco, gli anni 60 sono l'altro ieri. Allora, questa consapevolezza manca, e c'è anche chi è interessato e chi non è interessato. In questo c'è uno scalino molto forte. Non c'è una, come nel mondo adulto, una gradualità, cioè o è sì o è no. Quindi insomma la rete può essere uno strumento utile soprattutto per raggiungere le. Tu sei un'esperta di comunicazione web, quindi per questo insomma i nuovi media di comunicazione possono in parte sostituire quelle forme di protesta più tradizionali che noi eravamo abituati ad affidare prevalentemente insomma alla protesta pubblica, alla piazza. Ecco. Senti, vorrei anche parlare di discriminazione verso le donne, chiamiamole così, svantaggiate, insomma penso alle tante donne infortunate che fanno riferimento all'AMNIL, ma non soltanto. Ecco, perché secondo te una donna sul piano fisico e psicologico paga sempre di più a livello familiare, a livello sociale? Beh, perché cioè, ci sono gli stereotipi di cui sopra, quindi diciamo una donna in quanto donna, vissuto il dato biologico, proprio perché è manipolato a livello culturale, è fatto passare come naturale, questa è una cosa importante anche sul linguaggio, no? Il neutro, cioè sono tutte strutture che sono state create e che poi col tempo sono fatte passare come una cosa normale e naturale, ma non solo, sono costruzioni culturali. Quindi già il fatto di essere una donna ti rende più difficile la vita a livello, per esempio, di carriera, a livello di stipendio, quindi a parità di mansione, comunque tu guadagni di meno, devi stare attenta quando esci la sera, perché essendo una donna puoi essere stuprata, come dicevamo prima, un uomo questi problemi non ce l'ha. Ci sono tutta una serie di svantaggi oggettivi, questo lo dico io, lo dicono proprio i dati. Quando le donne hanno un figlio, iniziano ad avere i figli, si tolgono dal mondo del lavoro, il 30% abbandona il lavoro o comunque si mette part-time, è un dato grosso. La pandemia, con la pandemia, quelle che hanno perso di più sono le donne. Quindi tu già parti con il piede sbagliato, cioè il nostro percorso è un percorso già estremamente difficile e a ostacoli. In più, se c'è un altro tipo di svantaggio oggettivo, che può essere appunto sia un dato sociale, ma anche un dato fisico, come dicevi tu, non sei perfettamente abile, questa cosa va di per sé, cioè amplia il deficit che già hai per nascita. Quindi se questi deficit si accumulano, ovviamente la tua vita sarà ancora più ostacoli. Cioè, una persona diversamente abile, donna, e una persona diversamente abile, uomo, hanno comunque due percorsi diversi, perché non è che questa, diciamo così, particolarità poi ti fa superare tutto il gap tra uomo e donna. Rimane e diventa più difficile. Per esempio, la violenza maschile sulle donne diversamente abili è un tema che si cerca di portare sul piatto da tanto tempo, ma non ha i risultati sperati. Mentre invece, per esempio, all'est, per esempio, in Francia, ci sono molte associazioni, molte ONG che si occupano in maniera specifica di questa cosa qua.
Quindi c'è un gap culturale, insomma, che va superato. Ecco, tu scrivi, anzi, ti presenti sul tuo profilo Facebook con questa frase: l'immediatezza della percezione è azione totale. Insomma, le donne hanno però ancora tanta difficoltà a denunciare un processo lento. Sì, hanno difficoltà a denunciare anche perché hanno difficoltà ad avere giustizia. Questo è il nodo che comunque continua a essere presente e fatalmente oggettivo. Nelle aule di tribunale, come dicevo prima, gli stereotipi sono ancora estremamente presenti, quindi una donna fa fatica ad avere giustizia. Ed entra anche in un vortice dove è resa responsabile della cosa che ha denunciato, che è una cosa folle, perché se io denuncio una rapina e mi hanno rubato l'orologio, cioè è oggettivo che mi hanno rubato l'orologio, non è che tu mi puoi chiedere ma perché sei uscita con l'orologio, cioè io esco come mi pare. Se invece si tratta di una denuncia di stupro, dico: lei come l'ha vestita? Ma io sono vestita come mi pare. Dopodiché, no, è lui che non deve approcciarsi su di me con un'aggressione, con uno stupro, eccetera. C'è stata una condanna dell'Italia proprio poco tempo fa, rispetto a un caso, cioè il caso di Fortezza d'Abbasso di Firenze, dove l'Italia è stata condannata proprio per il trattamento che all'interno delle aule di tribunale aveva avuto la ragazza che aveva denunciato il fatto. Cioè, alla fine loro erano stati assolti perché non c'erano gli elementi, secondo loro, no? Perché lei era ubriaca quella sera. Quindi non c'è stata questa valutazione sul fatto che lei, vabbè, è stato detto che lei invece fosse in grado di intendere, che avesse alla fine, insomma, consentito i rapporti, si trattava di 6-7 ragazzi, non mi ricordo. E comunque la cosa che è stata condannata è che poi è l'articolo 8 della CEDU, quindi la Corte dei diritti umani, è stato il trattamento della donna, cioè appunto il fatto come era vestita, la sua disponibilità, cioè c'è questa concezione per cui le donne che vengono stuprate in realtà sono delle poche di buono, che se la sono cercata, che sono state provocanti nei confronti dell'offendere e quindi in qualche modo la responsabilità è sua. Questo non può essere, è ovvio che poi le donne, prima di entrare in un incubo del genere, ci pensano due volte, perché si amplia la loro sofferenza, cioè si applica un discorso di vittimizzazione secondaria che può durare, con i tempi processuali che abbiamo, anche per anni, quindi la donna non si libera mai del trauma che ha avuto e gli effetti post-traumatici di uno stupro sono enormi. Come anche gli effetti di una violenza domestica, fisica o psicologica. Per esempio, adesso abbiamo già da anni, però insomma adesso si sta ampliando ancora di più il problema delle donne vittime di violenza domestica che denunciano da una parte, cercano di separarsi dal marito e quindi cercano di sottrarsi al loro controllo e i tribunali civili e dei minori. Invece di difenderle e di aiutarle a liberarsi, no, dalla violenza, non riconoscono la violenza, anche se c'è un percorso giudiziario in penale, anche se c'è una sentenza in penale che condanna. Quindi questa è una cosa molto grave, perché sottraggono i minori al genitore accudente, che tra l'altro ha denunciato una violenza, addirittura ci sono dei giudici che chiedono di ritirare le denunce per non ampliare il conflitto di coppia, che non è conflitto di coppia, è violenza domestica e quindi contro anche la Convenzione di Istanbul che vieta la mediazione nei casi di violenza, impongono anche dei trattamenti, quindi tolgono i bambini, li mettono in casa famiglia, li resettano e quindi c'è una imposizione del genitore che loro rifiutano perché sono bambini abusati, che hanno assistito a violenza sulla madre, che hanno subito violenza, insomma i casi sono diversi, ma il giudice non approfondisce questa dinamica perché non riconosce la violenza domestica, perché non è formato su questo e provoca dei grandissimi danni non solo sulle donne,
quindi che hanno denunciato a fare, allora si stavano zitte, almeno si tenevano i figli, no? Ma anche sui bambini, cioè, dei traumi, ci sono dei prelievi forzati, ne stiamo seguendo uno in questi giorni, ormai insomma sono tantissimi, non dico una settimana, ma quasi. E questo ovviamente è intollerabile, no? Dice perché, non, perché in Italia solo il 7% delle donne denunciano? Perché non sono credute, non sono credute e anzi sono vessate e punite dallo Stato. Questo provoca quello che abbiamo detto. Per indurre al cambiamento, insomma, le donne a fronte di un quadro così poco confortante, ecco, quale altro passo possiamo fare oltre che parlarne, diffondere questi messaggi, cercare di affiancarle, tutelarle, supportarle, seguirle? Allora, una cosa fondamentale è sicuramente l'informazione, perché l'informazione, prima di tutto, divulga, come dici tu, no? E quindi, insomma, è una forma, di prevenzione, quindi un'informazione corretta. La cosa più importante, infatti, diciamo, c'è per esempio tutto un gruppo di cui noi facciamo parte, sulla modifica anche della legge, una delle ultime, la 119 sulla violenza domestica, sulla violenza sulle donne e sui bambini, è un punto fondamentale, oltre a tutti gli altri che sono tanti, è la formazione. Perché il problema è culturale. E quindi se il problema è culturale va preso alla radice. Ma per affrontare il tema culturale, tu devi avere i professionisti e le professioniste che lavorano su questo tema, che abbiano gli strumenti, che siano formati. Quindi il giudice deve essere formato, una formazione obbligatoria, quello che si occupa almeno di questo fenomeno deve essere formato. Il medico che approccia la donna, le forze dell'ordine che approccia la donna, i giornalisti e le giornaliste, noi abbiamo la formazione obbligatoria, però appunto non da tutte le parti ci sono le formazioni e poi sai, cioè ai corsi anche dell'ordine vengono i redattori, le redattrici, eccetera, però per esempio i caporedattori e i direttori che poi decidono il titolo, l'impostazione, eccetera, non ci vengono mai. Allora è inutile che tu poi l'8 marzo, il 25 novembre ti svegli, vieni, vieni ai convegni e dici pure un sacco di stupidaggini. Ti devi formare anche tu che sei direttore. Cioè, Soprattutto tu che sei direttore. brava, cioè c'è una strutturalità di questo tipo di cultura che è estremamente profonda, perché non parliamo di emergenza, noi parliamo di struttura, cioè alle radici del sistema. Quindi tutti quelli che lavorano su questo campo devono avere una formazione obbligatoria di alto profilo e devono approcciarsi a quello, al loro lavoro con gli strumenti adatti, altrimenti non se ne esce. In questo modo si crea parlo anche di avvocati, parlo anche di insegnanti, quindi di scuole, parlo di tutto, in senso lato. E quindi se tu fai una formazione approfondita, finanziata, perché per il momento non è finanziata, la legge non prevede un finanziamento per questa formazione, tu avrai un circolo virtuoso per cui poi questo si riflette in tutti quegli ambiti attraverso poi un domino che arriva fino all'opinione pubblica, perché quando l'opinione pubblica, l'abbiamo visto col termine femminicidio che non volevano adottare noi giornaliste femministe, invece abbiamo preteso questo termine perché ha una valenza molto importante a livello internazionale adottato. Allora tu a quel punto, diciamo così, arrivi all'opinione pubblica, l'opinione pubblica poi sostiene tutto il resto perché capisce, comprende che quello che si sta consumando è una violazione, è una violenza, è un abuso. Per dirne una, gli abusi sui minori in Italia sono condannati al 7%, cioè dimostrare un abuso su un minore è una cosa,
Molto difficile. Poi adesso c'è anche tutta questa retorica dannosissima all'interno degli ambienti della psicologia, la psicologia giuridica, per cui un bambino che parla dice stronzate, cioè dice della falsità. Ci sono i metodi di ascolto dei bambini che invece devono essere applicati. I bambini non dicono sempre bugie, anzi, spesso e volentieri vanno ascoltati. Allora, un adulto professionista deve avere i mezzi di ascolto del minore, che se un minore ti dice e ti denuncia un abuso, tu hai il dovere di approfondire e non puoi sempre dire che sono manipolati, perché non è vero. Tutta la retorica del falso ricordo, della falsa denuncia, del falso abuso, sono retoriche inventate dalla pedofilia. E iniziano negli anni 70, 80 negli Stati Uniti e poi vengono importati anche in Italia negli anni 90 per scagionare gli abusanti. Questa è una cosa gravissima e vengono usati anche all'interno dei tribunali. E quindi molti bambini che non sono appunto ascoltati, donne che denunciano abusi sui loro figli che non sono ascoltati, in questo paese addirittura vengono affidati all'abusante. So che sto dicendo una cosa molto grave, ma la dico con cognizione perché conosco le storie, conosco la situazione e questo non è tollerabile. Certo, quindi insomma diciamo occorre una rete capillare, complessa e precisa che consenta quindi un'interconnessione anche tra le varie professionalità che poi entrano all'interno di questa tematica. Senti, per concludere, come fare per seguirti? Diamo qui i tuoi riferimenti. Sì, allora, noi siamo nel web, siamo donneperdiritti.com, quindi è molto facile arrivare al nostro giornale, ma siamo presenti su tutti i social perché questa appunto è la nostra scelta, quindi siamo su Facebook sempre come Donne per Diritti, su Instagram come Donne per Diritti, su Twitter e su YouTube. Quindi insomma è molto facile trovarci. Noi ogni venerdì sera facciamo, infatti tra poco abbiamo una diretta su Facebook che è estremamente seguita, anche interessante, sui diversi temi anche di attualità che riguardano le donne. Per esempio stasera ci occupiamo proprio di alienazione parentale, quindi avremo con noi uno psichiatra esperto, un'avvocata e anche una mamma che ha denunciato, diciamo, alcune problematiche insomma, che rientra in questa cosa, e quindi ci occupiamo di problemi forzosi all'interno del tribunale, delle cose che insomma, più o meno abbiamo parlato anche qui. Abbiamo una redazione, questo ci tengo a dirlo, molto giovane, sotto i 25 anni, che si dedica con passione a questo lavoro, e per me è una soddisfazione perché in qualche modo lasci il testimone, e poi abbiamo soprattutto uno staff di contributors incredibili perché abbiamo tutte professioniste, cioè avvocate, psicologhe, centri antiviolenza, economiste, manager, addirittura adesso abbiamo un'archeologa che dirige i lavori di EBLA, quindi insomma di altissimo livello, e ci occupiamo appunto di donne che lavorano per le donne, ma anche di temi così generalistici da un punto di vista però appunto delle donne, che è sempre un punto di vista molto interessante.